Salve a tutti. Nella lezione di oggi andremo a vedere come tracciare una gara di orienteering scolastico. In particolare ci soffermeremo sulle ottimizzazioni logistiche, quindi partenza, arrivo, dove e come posizionare i punti di controllo per poter creare un flusso di percorsi omogeneo tra le varie categorie e adatto alle varie età. Per poter seguire al meglio questa lezione è opportuno avere alcune basi già sull'uso dei software di tracciato. In particolare Purple Pen, che è lo strumento che andremo ad utilizzare oggi e per il quale troverete già un'apposita lezione. Eccoci, allora, come prima cosa andremo a scegliere un punto di partenza per la nostra gara scolastica che sia funzionale e magari partenza e arrivo siano molto vicini, in modo che possiamo andare a organizzarle anche da soli, in cui riusciamo a gestire queste due fasi della nostra gara. Magari andremo a scegliere un punto di partenza che abbia vicino una struttura con bagni, con un'eventuale sala per fare un piccolo briefing e che abbia un'area adatta a un piccolo riscaldamento anche tecnico, con 3-4 lanterne di prova e per riempire così i punti di attesa, i momenti di attesa. Andremo a scegliere quindi un punto, ad esempio all'inizio di questo sentiero, andremo a creare adesso il percorso cadetto. Una delle caratteristiche principali sarà quella di avere punti lungo linee di conduzione, quindi sentieri, prati e recinti, in modo che siano sufficientemente semplici ma non banali. Ad esempio, un buon primo punto potrebbe essere questo coccustolo, un paio di scelte, il punto non è a vista. Andremo a vedere dopo come l'importanza di mettere punti vicini con codici diversi in modo si evitano quanto più delle squalifiche e andremo a fare ora velocemente un percorso cadette, in modo che abbiano dei punti diversi. Cerchiamo anche una certa varietà di oggetti, un cocuzzolo, un albero, un angolo di recinto, un margine di vegetazione che possa creare anche delle piccole micro scelte. Sempre mantenendo una certa linea di conduzione, quindi un trasferimento da un punto e l'altro semplice, ma che richiedano il saper gestire in alcuni frangenti un orientamento scolastico adatto, quindi bivi, stima delle distanze, ma nulla di particolarmente complesso. Andremo poi, ad esempio, su questa X verde, un ceppo o un albero abbattuto. Un frangente importante è quando si cambia la linea di conduzione, in questo caso vorremmo farle scendere i percorsi per aggirare questa recinzione. Andremo a scegliere ad esempio un alberino che, in questo caso il punto 6, inviti già verso la direzione corretta. Questo perché? Perché così evitiamo che i nostri studenti, soprattutto i meno capaci, escano dalla linea di conduzioni che abbiamo scelto per il loro percorso. Poi andremo a mettere ad esempio questa X nera, un oggetto particolare. Potremmo mettere il margine di questo boschetto, una canaletta. Vedete come stiamo variando molto il tipo di oggetto. Questo perché ci sarà utile, poi perché nei punti vicini cercheremo di mettere oggetti diversi e codici diversi. Andremo a mettere una piccola depressione. In questo caso si creano delle micro scelte sempre con linee di conduzione abbastanza chiare e ben definite. Quindi il percorso non deve essere banale, ma non deve essere neanche troppo difficile, perché stiamo parlando sempre di un percorso scolastico, categoria cadette, quindi ragazzi abbastanza giovani e che non hanno una grossa esperienza. Andremo a mettere magari un termine di recinzione. Vediamo ora un altro momento cruciale in cui la linea di conduzione cambia drasticamente. Noi ora vogliamo fare tornare il nostro percorso. Lo indirizziamo verso l'arrivo. A questo punto, naturalmente, fatto il punto 12, ci invita quasi a continuare. Quindi, eventualmente, se abbiamo del personale a supporto, ci possa supportare nella supervisione del nostro evento, un buon punto, oltre sicuramente al punto numero 6, in cui è facile che i nostri studenti vadano lungo la strada asfaltata che porta fuori carta. Per
abbiamo già trovato un piccolo escamotage che li inviti verso il punto successivo, quindi è difficile che dal punto 6 si possa, che i vostri studenti, i vostri alunni possano pensare di tornare sui propri passi e uscire fuori mappa. Quindi questo sicuramente è un buon, tra virgolette, trucchetto per invogliare ad andare nella direzione corretta. Una situazione diversa è il punto 12, quindi c'è un cambio di direzione molto netto e quindi potrebbe essere utile proprio un piccolo o un cartello con scritto, ad esempio, un emoticon, una faccina triste che indica che stiamo uscendo fuori dalla mappa o dal percorso, una persona che blocchi o che controlli. Se non avete questa persona, sappiate che questo è uno dei punti più critici del vostro percorso. Meno punti critici avete, più facilmente sarà gestibile il vostro evento. E andiamo a completare il nostro percorso cadette. Vedete che sta venendo un percorso sui 2 km e mezzo, 2,3 km, va bene, a livello scolastico. Abbiamo un percorso con partenza e arrivo quasi coincidenti che, come dicevo, ci permette di gestire, potete anche annotarvi sulla mappa orario di partenza e di arrivo per una gestione ottimizzata e molto semplificata, che va comunque bene per questo nostro livello scolastico. Andremo ora a creare il percorso cadetti, quindi mantenendo lo stesso flusso. Andiamo ad aggiungere il percorso cadetti, stessa partenza, stesso arrivo che andremo a rimettere dopo. Sicuramente un accorgimento importante è quello di fare il primo punto diverso, magari nella stessa direzione, ma sicuramente ad esempio in questo caso possono partire addirittura allo stesso minuto, cadetti, cadette, perché hanno il primo punto diverso, poi nulla osta. Il loro secondo punto sia coincidente, come sapete su Purple Pen si possono anche vedere gli altri percorsi, quindi potete anche tenerlo sotto come traccia in modo che ricordiate il flusso che avete usato per questo percorso. Quindi cadetti e cadette indicativamente terranno lo stesso flusso. Quello che andremo a fare però sarà sicuramente creare una varietà di punti, in questo caso potremo addirittura andarne ad aggiungere uno a differenza delle femmine, e possiamo anche mettere una sequenza di 2 o 3 punti coincidenti. Poi è opportuno che però ci siano dei punti diversi in modo che proprio non si seguano. Quindi andremo ad ottimizzare utilizzando più o meno gli stessi punti, lo stesso flusso, ma cercando di dare una certa varietà, un punto in più, un punto in meno, un punto diverso. In questo caso andremo completamente o comunque un po' in un'altra direzione. E poi, senza mettere un numero di lanterne spropositato, ci sia però una giusta varietà. Così, con non troppe lanterne andremo a creare due percorsi. Convenzione, l'ultimo punto avete già visto che si mette con il codice 100. In questo caso vedete che avete un flusso unico di percorsi e avete creato percorso cadetti e cadette. Andremo ora ad aggiungere un percorso più corto, ad esempio ragazze. In questo caso, come possiamo fare? O creare altri punti. Se abbiamo una quantità di alunni molto alta, è opportuno che allo stesso minuto possano partire più persone contemporaneamente, più studenti contemporaneamente. Quindi addirittura sarebbe opportuno mettere un altro primo punto. Questo si fa quando, ad esempio, devono partire ogni minuto nella stessa categoria. Sarebbe meglio che potessero partire almeno ogni 2 minuti, in modo che non si creino dei gruppi che si seguono, e quindi andremo in questo caso a utilizzare gli stessi primi punti, facendo in modo che ad esempio ai minuti pari partano cadette e cadetti e ai minuti dispari ragazze e
i ragazzi. Qui possiamo tranquillamente, tra virgolette, riciclare gli stessi primi punti. Le ragazze quindi partiranno su questi primi 2 punti. Addirittura possono anche avere i primi quattro. Quello che andremo a fare dopo è semplicemente questo. Andremo a creare un percorso diverso perché le ragazze, quindi categoria inferiore, faranno un percorso più corto e quindi, ad esempio, andranno a fare un flusso di percorso che le farà, sempre stando lungo linee di conduzione, quindi dei sentieri, a fare un percorso corto. Possiamo anche variare un po' i punti, sempre cercando però una cosa importantissima: i punti vicini su oggetti diversi, quindi sentiero e canaletta, ma anche codici diversi, che ripetiamo, evitare delle squalifiche. Uno degli aspetti più importanti a livello scolastico, soprattutto se queste squalifiche possono essere indotte da un tracciato che dia delle difficoltà. Vedete come abbiamo scelto prima dei percorsi da 2 km e 3, 2 km e 5, le ragazze più o meno con gli stessi punti, ma hanno un flusso più corto, quindi un percorso adatto alla loro età. Quindi una prima parte molto simile. Addirittura i primi 4 punti come le cadette, perché partono scaglionate, poi si dividono completamente e hanno un flusso diverso per ricongiungersi poi nell'ultima parte. Ma anche in questo caso, se andiamo a vedere gli altri percorsi, vediamo come ci sono delle varianti importanti, quindi non si possono seguire. Andremo ora a creare il percorso ragazzi, in questo caso. Come prima potrà avere una prima parte simile ai cadetti, che non partiranno allo stesso minuto, e ad esempio potrà mischiarsi sempre tenendo conto di non usare altre lanterne, però andremo a creare un flusso che sia un mix tra la prima parte di cadetti e cadetti. Poi virerà sul flusso del percorso delle ragazze. In questo caso possiamo anche aggiungere usare, sempre tenendo conto che comunque il flusso seguirà linee di conduzione, quindi i sentieri, potremo allungarlo in questo modo, utilizzando alcuni punti che abbiamo già per altre categorie, differenziandolo dal percorso delle ragazze. Il flusso sarà più o meno lo stesso. Poi possiamo creare una piccola variante, sempre con gli stessi 3 punti, ma c'è chi fa questi due, chi fa gli altri due. Quindi con gli stessi 3 punti praticamente non si segue nessuno. Viene un percorso da 1,9 km. E abbiamo già i nostri 4 percorsi, due delle categorie ragazze e ragazzi e due delle categorie cadetti e cadette. Però possiamo avere delle scuole che hanno anche più categorie, età diverse, quindi andremo ad aggiungere, ad esempio, le allieve. In questo caso vale un po' il discorso fatto prima, però se ai minuti pari e ai minuti dispari partono già alcuni concorrenti, non possiamo far partire allo stesso minuto i concorrenti sullo stesso primo punto. Dovremo trovare, ad esempio, una soluzione. Qual è? Senza aggiungere altri punti, perché abbiamo visto che siamo già a 25 lanterne posate. È meglio non averne, diciamo che per una gara scolastica con 6 percorsi, con 30 lanterne riusciamo a fare tutto, però non possiamo posarne 50. Soprattutto perché si rischiano delle difficoltà anche di posa, di troppi punti sul percorso, punti vicini. Vedete che cerchiamo sempre di non mettere punti troppo vicini e quando lo sono su oggetti diversi, con codici diversi, 43 e 54, canaletta e sentiero, come abbiamo visto prima. Vedete che la rosa di tutti i punti che abbiamo scelto è su oggetti diversi, ben distanziati.
Una soluzione, ad esempio, potrà essere quella di mettere il primo punto che coincida con il secondo e il terzo delle categorie più giovani, sempre lungo linee di conduzione un po' più articolate, perché prevede la lettura di più bivi. Questo ci obbliga, tra virgolette, a far sì che le categorie degli allievi abbiano una prima scelta un po' più complessa. Andremo poi a utilizzare in questo caso gli altri punti che abbiamo già, magari studiandoli in modo più differenziato dalle altre categorie, e in questo caso sicuramente la categoria allieve andremo ad aggiungere, ad esempio, un po' di punti nella parte più alta. Quindi andremo ad aggiungere quei 500-600 metri di percorso ci possano fare rendere il percorso adatto a una categoria superiore. Non andremo ad aggiungere troppe lanterne, però ad esempio potremo aggiungere il punto 5, il punto 6, poi possiamo ricongiungerci agli altri punti che già abbiamo utilizzato, magari andremo ad aggiungerne uno, differenziare anche il flusso degli altri percorsi, e in questo modo andremo a creare un percorso a lieve. Vedete che nel passaggio cruciale principale, in questa posizione, cerchiamo di mantenere lo stesso flusso per tutti, perché è più facile che i ragazzi poi seguano le linee di conduzione e difficilmente usciranno dal tracciato che noi abbiamo pensato per loro. In questo caso andremo a vedere che lunghezza viene come percorso 2,6, più lungo dei percorsi delle cadette, qualche punto in più nella parte centrale. Non abbiamo aggiunto praticamente lanterne se non queste due. Andremo a vedere subito, ci torneranno utili per il percorso degli allievi. Anche in questo caso andremo a mettere un primo punto più lontano, così bypassiamo il problema. Abbiamo utilizzato i punti per cadetti e cadette. Possiamo anche mettere un punto molto lontano. Come primo punto si cerca sempre di non mettere esageratamente lontano, quindi se possiamo anche farli partire ogni più minuti, possiamo anche riutilizzare alcuni punti che abbiamo già usato per gli altri. Nulla osta eventualmente aggiungere un punto diverso solo per gli allievi, poi andremo a utilizzare gli altri punti che già abbiamo. Possiamo sempre controllare il flusso degli altri percorsi. Vedete, si intrecciano molto, quindi con le stesse lanterne che abbiamo scelto possiamo andare a creare percorsi di diverso tipo. In questo caso, ad esempio, andremo utilizzando sempre, vedete che c'è sempre una certa rete di sentieri, linee di conduzione, però il percorso degli allievi va benissimo se usa un po' gli altri punti in una maniera funzionale. Andremo a creare velocemente il percorso degli allievi, praticamente non dovendo aggiungere altri punti. Abbiamo giusto giusto il primo punto, e poi andremo a vedere se c'è modo poi quel primo punto ci torni utile per altri percorsi. 2,8, siamo in linea con la lunghezza, proporzioni anche dei vari percorsi, quindi cadetti e cadette sui 2,5 km, i nostri ragazzi sul chilometro 7, il chilometro e 9, gli allievi possono anche fare quasi 3 km, non sono lunghezze impegnative. Ormai che abbiamo aggiunto questo primo punto, poi possiamo andare a rivedere, perché no, se questo punto ad esempio non ci possa essere utile per altri percorsi, sempre per dare una certa varietà. Quindi, secondo
volessimo andare a rivedere l'intero flusso, view other courses, andiamo a metterli tutti con il flag e vedete come si crea una specie di ragnatela che utilizza gli stessi primi punti in modo anche molto utile e funzionale, ma di fatto crea sei percorsi che si intrecciano continuamente, quindi andiamo ad evitare quel fattore cosiddetto treno che un concorrente segue agli altri. In questo modo abbiamo una rosa di primi punti che ci permetterà di farli partire in modo anche contemporaneo, stando attenti a non far partire in contemporanea con lo stesso primo punto le categorie che hanno lo stesso primo punto proprio. E man mano che arrivano, di fatto, i concorrenti sono molto vicini al nostro punto di partenza, quindi possiamo gestirli praticamente da soli. Andiamo a rivedere dunque ora i punti salienti dell'organizzazione di una gara scolastica. Partenza e arrivo vicini con eventuale area di riscaldamento, flusso unico con varianti tra le varie categorie in base alla lunghezza e alla difficoltà. Se ci sono punti vicini, meglio con codici diversi o su oggetti non simili. Ottimizzazione sull'utilizzo delle lanterne per non posare troppi punti di controllo. Uso di linee di conduzione per i percorsi, sentieri, recinti, margini di vegetazione. Attenzione nei punti critici, ad esempio nei cambi di linea di conduzione. Siamo giunti così alla fine di questa video lezione, speriamo che vi siano stati utili i nostri consigli e buona organizzazione delle gare scolastiche. Alla prossima!